Eccoci arrivati a Central Street, un'altra zona che dobbiamo ripulire. Un posto preferito per shopping, raccomanderei uno come voi. Secondo me poi si fidanzano. Però prima vorrei vedere se i negozi hanno qualcosa di nuovo. Ad esempio, autoguaritrice. Allora, è interessante, per 2000 yen me la compro. Non è utile al momento, però. Questa sembra la giacca di Futaba, però per uomo. Potenziamento difesa 41 di stile, il che ci permetterebbe di usarla anche su Beat. Fret potenziamento FP e inamovibile, previene la respinta quando colpiti dagli attacchi nemici. Allora, queste scarpe sicuramente sono ottime. Il problema è che finché usavi un'abilità del genere in The World End With You 1 aveva senso, perché tu controllavi solo Neko e quindi non ti respingevano mai. Con un'abilità del genere in un gioco come questo finisce che quando cambi personaggio non hai più quell'abilità. Allora, io comprerei i due giubbini. Comprerei i due giubbini, tanto sicuramente un po' di soldi in zuffa e baruffa. Hai voglia che ce li rifacciamo. Grazie capo. E anzi, sai che ti dico, ti compro anche le scarpe, ma non per cose, ma perché manca tanto così per salire di livello, quindi dai. Cosa abbiamo sbloccato, Fratma? Niente, grazie. E guarda un po', abbiamo delle spille da vendere e ci recuperiamo un po' di soldini. Allora, non ho ancora ben capito come funziona bene il movimento rapido. Se devo andare a ritmo con la musica che sentiamo, con quella del beat drop, cioè questa qua dello spostamento veloce. Oh, carina. Crea 4 tornadi che infliggono danni a tutti i nemici colpiti. Tieni premuto per ingrandire gradualmente i cicloni fino a scagliare il nemico in aria. Potrebbe non essere male. 546 di danno. Va bene. Grazie. Fa uno di più di danno del raggio congelante. Oh, buttiamogliela magari. Ho appena notato che il fan di ghiaccio sull'evoluzione c'ha dei punti di domanda. Cosa vuol dire? Che si può evolvere ancora ma non si sa? Forse c'ha un metodo evolutivo alternativo rispetto ad altre spille. Chi lo sa? Come in Pokémon devi avere una spilla determinata attaccata a qualcuno per farla evolvere. La butto lì. Va bene, proviamo a vedere come va. Allora, facciamo come l'altra volta. Un po' di catena e combattiamo. Ah, ma guarda un po', il rinoceronte. Madonna mia. L'abbiamo un po' devastato il rinoceronte. L'abbiamo filo filo fatto male. Allora, i tornadi non sono male. Non sono male, solo che ti devi avvicinare al nemico. Sono sicuramente... una spilla da tenere in considerazione. Ma... come ho detto, devi essere vicino al nemico per fargli male. Però non mi posso lamentare. Abbiamo sicuramente una buona sinergia nel gruppo. Solo che, come ho detto, devi avvicinarti troppo al nemico. Quindi non so quanto siano pratiche. Però nel momento in cui lo fai volare via, lascia in pace Fret. Perfetto. Minchia, meno male. Dicevo, meno male che si è bloccato il rinoceronte col colpo di roccia. Perfetto. Bene,
ce la stiamo cavando secondo me egregiamente. Non arriveremo mai al massimo punteggio per ottenere la spilla segreta, però non mi posso certo lamentare. Madonna mia. Perfetto, bravi che siete saliti di livello. Vieni qua. Ecco fatto. Le ranocchie col vento ce le tiriamo via facili. Non lo sopporta proprio Fred. Eppure lo sappiamo tutti che si metteranno assieme. Lo sappiamo tutti. Altro rinoceronte. Madonna mia. Che devasto. Che devasto totale che gli abbiamo fatto. Il rinoceronte. Allora, con i nemici grossi, il tornado che abbiamo dato a Beat è un'ottima scelta. È sicuramente un'ottima scelta. Però con nemici come questi, che sono veloci, rende tutto un filo più difficile da gestire. Ok, non ho più spille. Perfetto. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Perfetto. Complimenti. Vediamo. Saliamo di livello con la spilla, secondo voi? 11 da 500 yen e di nuovo quella di fuoco. Ci manca poco per salire di livello con la spilla di ghiaccio e vedere se effettivamente si evolve. Aspetta, aspetta, che forse si evolve questa. Vediamo. Un giorno all'aperto diventa un mulino a vento. Il mulino a vento sulla collina. Va bene, va bene. Abbiamo fame? Allora, vediamo se gli altri negozi hanno qualcosa da offrirci. Ciotola di tripudio di carne. Parliamone. Sembra davvero buono. Uno e due, sono sicuro che piace a Bit. Vediamo. Nagi non gli piace. Invece a Fred non gli dispiace. A Rindo non gli piace. A Fred gli piace l'anguilla. E su quello non si discute. A Rindo non gli dispiace. Frutti di mare gli piace. Ok. Altro combattimento e mangiamo? Direi che è una buona scelta. Perfetto. E con questo, altro combattimento andato alla grande. Vediamo. Qualcosina l'abbiamo ottenuta. E la spilla ha raggiunto il grado massimo, ma non si è evoluta. Che strano. I Witch e Twister hanno cancellato tutti i rumori di questa zona. I Witch hanno conquistato Central Street. Perfetto. Però non stiamo facendo grandi punteggi. E così sono tre. Direi che stiamo andando bene. Speriamo che gli altri stiano andando peggio. Effettivamente. Le sapremo presto. Hey. Notizie dalle zuffa, belli. Non potete crederci. Tutte e tre le squadre hanno preso un nuovo territorio. Tutti noi. E dato che ho la vostra attenzione, ho un altro aggiornamento. Ecco la situazione attuale. I Witch e Twister sono al comando con 4 zone, mentre sia i vari Beauty sia i Pure Art ne hanno 3. Come dice sempre il capo, la situazione si fa rovente. E per questo voglio premiarvi con un po' di libertà. Dite pure addio alle barriere che vi bloccavano. 104 Shibuya e Karie e l'incrocio pedonale sono a vostra disposizione. Sapete cosa significa? Uno scontro diretto con le nostre fazioni nemiche. Quindi adesso ci faranno combattere coi giocatori, io. Ai miei tempi lottavamo contro i demoni, non tra di noi. In realtà non è sempre così, di solito ci sono degli enigmi. Questa lotta per il territorio è un evento colmo di sorprese. Siete meno di altre perché è sorpresa, eccoci qui. Ah, ecco. Wow, ci siamo. Wow, ma siete le varie beauties.
Chiaro, dolcezza. Ci andava di fare un giro per dare un'occhiata al nostro prossimo territorio. Quanta arroganza infondata. No. Volete questa fetta di torta? Dovete strapparcela dalle mani, io. Wow, sfacciato per essere un novellino. Com'è che si chiamava, Neku? Aprite le orecchie, io non sono Neku, mi chiamo Bit, io, e farò in modo che non ve lo scordiate. Allora si combatte davvero. Sorry, but you're no match for me. Facciamo botte con i vari abilities, vi spacco la faccia a pezzi di merda. Siete degli stronzetti arroganti, siete solo in tre, noi siamo quattro. Vi spacco la faccia, cretini. Vi devasto l'esistenza, dio mio. Voi non avete capito contro chi avete a che fare, stronzetti. Volate via. Ecco, ho finito i miei psico. Madonna mia, io ti devasto l'esistenza. Madonna. Abbiamo perso tanto così di punti vita, ma porca puttana, devastati totali. Esse. Fuga fredda. Vabbè, in realtà potrei rialzare la difficoltà. Forse adesso che abbiamo un attimo preso delle spille migliori possiamo ritornare a difficile. Però in realtà, sai che vi dico, per adesso può bastare. Smammiamo, dai, ciaone per ora. Vi abbiamo fatto il culo. Così imparano a mettersi contro i Twisters. Almeno non abbiamo perso il territorio. Hold up. Ehi, aspettate, vi è caduto questo? Quanto bisogna essere sbadati per dimenticarsi una cosa così importante? Cioè, chiunque potrebbe raccoglierlo e leggere. Oh, che c'è? Ok, lo dico a mia discolpa. Io non volevo proprio ficcare il naso, ma il telefono era già sbloccato. Qui però dice che vogliono stracciare i Twisters. Ecco, si incontrano al centro 4. No, aspetta, Shibuya e Karie. Quello senza ristorante, fin troppo approssimativo. Ah, ok, vogliono essere sicuri che nessuno possa spiarli. Ma chi? Sumio, VP dei Pure Art. E chi cavolo è? Non ne ho la minima idea. Boh, forse è il vice di Motoi. Sinceramente, più del chi, mi preoccupa il cosa. Sembra che si siano alleati contro di noi. È un po' scorretto. Concordate che dovremmo stroncare subito questa collusione? Ho capito solo stroncare, ma ti dico, contaci, Spilletta. Bene, allora. Spilletta. Ma che bello averti in squadra. Non mi piace che stiano cercando di barare. Proprio non mi sta bene. Allora, andiamo a dargli una lezione, yo! È diventato lui il capo. Bit, aspetta! Oh, è la seconda volta che prende il via così. Ehi, Tamarindo, che ne facciamo di questo? Oh, magari potresti rimetterlo dove l'hai trovato. Sì, giusto, non voglio mica che pensino che l'ho rubato. Beh, è ora di andare. Tenerlo? E dove? 104 Shibuya Karie. Questo è il dilemma. Il territorio senza ristorante, qualunque esso sia. Che è il 104, però... Io! Una capatina Shibuya gliela farei. Cioè, anche se si alleano, sti cazzi, cioè. Lancio lo sciame di spade verso il bersaglio, causando danni a chiunque le sia colpito. Quando lo sciame colpisce un nemico, cambia rotta e attacca il nuovo bersaglio. Interessante. Allora, rimettiamo in difficile. Partiamo da questo. E vediamo la nuova spilla. Mi chiedo come mai questa non si sia evoluta. Però forse c'è davvero un metodo per farla evolvere. Eccola qua, è una R2. Si riattiva dopo 8 secondi. Ah, ma è un raggio. Oh, ma è come... Oh, fighissimo. È come quella che c'era in The World End With You. La versione per Switch con le spille aggiuntive che sparava le spade. Che faceva... Il raggio di spade incredibili. Però che cosa sei? Una spilla neutra, un'affinità nessuna. Guarda, forse è un pelo più debole di questa qua del mulino a vento. Io la proverei. Allora, sicuramente quando avremo Minamimoto in squadra dobbiamo avere una R2, una L2, una R1 e il triangolo e il quadrato. E sono 5 tasti. Quindi sicuramente ci sarà una sesta persona. Ci sarà una sesta persona che si aggiunge perché i tasti di attacco sono L2, L1, R2, R1, quadrato e triangolo. Quindi, cioè, devi tenerlo così. Proviamo a metterla al posto di questa. Se vediamo che l'affinità non è granché, rimettiamo questa qua del vento. Anche perché è utile, cioè far volare via i nemici mi sembra davvero utile. Certo, poi ho visto che ci sono abilità che ti permettono di utilizzare più di un... come si dice?
più di una spilla con lo stesso tasto, quindi eventualmente puoi avere due triangoli tipo Fret e Rindo che fanno due spade diverse, una di fuoco, una di evento, e fa così lo Starbust Stream di Sword Art Online, tiriamo. Oppure due da R2, che per esempio una è questa qua con le spade, una è quella lì di ghiaccio, e fanno e sparano due raggi incredibili di morte. Io comunque farei così. Farei un salvataggio e ne farei anche un secondo. Voglio provare ad andare a Shibuya Ikarie per vedere se succede qualcosa. E poi andare dall'altra parte, andare al 104. E si è oscurata la telecamera mentre mangiavano. Allora, il salvataggio l'abbiamo fatto. Io, come ho detto, provo ad andare a Shibuya Ikarie giusto per vedere se succede qualcosa di diverso della serie. Qua hanno detto di andare nella zona dove non ci sono ristoranti. È palese che era al 104. Però voglio vedere. Witcher hanno invaso il territorio dei Pirate. Lo so, lo sappiamo bene. Proprio perché io voglio vedere se succede qualcosa. Anche se effettivamente non è che ci sono ristoranti in questa zona. C'è un negozio e un ristorante, per carità. E voglio vedere se c'hanno qualcosa di nuovo. E non hanno nulla di nuovo. Grazie sorella. Forza, facciamo a botte. Spacco la faccia. Colpiscilo. Perfetto. Madonna mia, se ti devasto l'esistenza. Sai qual è il problema? Le spade durano veramente poco. Durano poco e non fanno tantissimo danno. Perfetto. Colpito. E squalo andato. E abbiamo preso il 5 per, quindi non è neanche andata malissimo. Ho fatto un po' come capitava in questa battaglia effettivamente, però non abbiamo subito granché perdite. È comparso il boss di questa zona. Oh, ma pensa un po'. Allora, le spade non sono male. Le spade non sono male. Si evolve questa spilla? No. Per il momento, Beat, ti rimetto questa qua dei tornadi. Ti rimetto quella dei tornadi perché mi sembra un filo più pratica al momento. E combattiamo. Spacco la faccia. Porca troia, ti devasto l'esistenza. Just be careful. Siete 4 contro 4, eh? Beccati questo. Mamma mia. Tu non hai capito contro chi hai a che fare, fratello. Mamma mia. Madonna mia, vi spacco la faccia a tutti ora. Meduse comprese. E non ho più ritmo. Dai. Non si vede niente perché la telecamera non riesce a starmi dietro. Non riesce a starmi dietro la telecamera, Dio mio. Credo che sia l'ultimo lui. È stato facile. È stato facile. Sì, effettivamente la spilla questa qua del vento è un filo più pratica al momento di quella lì delle spade, che per carità non era neanche male. Non era neanche male come idea, perché virava contro i nemici. Mi sa che la zona di Shibuya Ikarie è nostra. È per questo che sembra così vuota.
Per forza, sono tutti andati al 104 e lo sapevo. Ehi! Un altro aggiornamento in arrivo, giocatori. I Witcher Twister e Pyrass hanno preso un territorio ciascuno, ma in cambio entrambi ne hanno perso uno. Alla faccia dello scambio. Un momento, cosa ho appena detto io? Sembra che l'incrocio pedonale sia caduto in mano nemica. Wow, chi ha organizzato una festa al 104? Ma soprattutto, perché non sono stato invitato? Allora, lo sapevo benissimo che sarebbe successo così, ed è per questo che ho fatto il salvataggio. Quelli si sono radunati al 104, non saranno mica... Chi? I compagni di Cannon e Motoi! Ciò vorrebbe dire che la collusione non è stata stroncata. Ma certo, era quello il posto senza ristorante, è un'enorme piazza all'aperto. Siamo fregati, vero? Cioè, adesso sono due contro uno. Probabilmente sono già lì che si preparano ad asfaltarci. Ehi, punk! Beh, basta non lasciarglielo fare, no? Io dico di riprenderci il nostro territorio, io. Oppure spacchiamo tutto, così non potrà averlo nessuno. Credo che riconquistarlo sia sufficiente. Allora, è un sì? Io sono d'accordo con Beat, se ci arrendiamo abbiamo perso. Dobbiamo combattere e riprenderci quello che ci spetta. Era palese che sarebbe successo questo, lo sapevamo, eh? Quindi io, adesso, qua faccio un altro salvataggio e la chiudiamo qui, questa parte, con noi che abbiamo perso il territorio. Ora ricarichiamo il salvataggio precedente e ci andiamo a prendere il 104. La mia era mera curiosità di vedere solo cosa sarebbe successo. Anche perché così magari se ci va di culo riusciamo a beccarci un altro bonus. Beh, dai, 8 di golosità sullo stile ci può stare. Vuoi vedere che però... Non importa quello che facciamo, comunque ci fregano se andiamo o di qua o di là. Anche se in teoria è il 104 il posto giusto. A proposito, è da un po' che non vengo qua, voglio vedere se c'è qualcosa di nuovo. No, niente. Però sono... Guarda. Lo sapevo. Beat è palese, era palese. E andiamo al 104. I Witcher Twister hanno invaso un territorio nemico. Che novità. Prima di combattere. Perfetto, abbiamo già livellato la spilla questa qua delle spade. E adesso possiamo mangiare ancora qualcos'altro. E abbiamo ottenuto cinghiale scattante e lapin Berenger. Non so se si pronuncia così. Vediamola un attimo canonicamente. Il mio essere tornato indietro col salvataggio è l'aver utilizzato il potere di Rindok. Siamo tornati indietro nel tempo perché ci hanno fregato. Quindi non mi sento per nulla in difetto. È tutto canonico. È tutto canonico. Porca troia. Mi giustifico per queste cose. E funziona. Dovevo fare l'avvocato io, altro che. Beccati questo. Madonna mia. Tu non hai capito. Con chi hai a che fare? Mamma mia. Ma è rimasto solo lui? Ah, effettivamente forse il groove avrei dovuto lasciarlo per il boss. Forse ho fatto una cavolata, ma... Vabbè, abbiamo preso zero di danno. Neanche ci hanno sfiorato. Non ci hanno neanche sfiorato. E aspetta, già che ci siamo, recuperiamo un po' di groove. Beh, ecco fatto, 20%, va benissimo. Vieni qua e combatti. Dio mio, ti sfondo. Ti sprendo il cannone sul pavimento, Dio mio. Filo di rabbia repressa. Ma vola via. Ho un filo di rabbia repressa da parte. Fermalo! Mamma mia, voi non avete capito con chi state combattendo. Dai, ancora uno!
Però cazzo, com'è possibile arrivare a così tanti punti e io ne sto facendo pochissimi? Cioè, allora, per ottenere la spilla segreta dovremmo ottenere uno sfracello di punti e siamo a malapena 40.000. Ah, malapena. I Twister hanno conquistato il 104. Ah, questa zona è nostra. Io continuo a credere che ci hanno fregato lo stesso. Ehi! Sentite qua, notizia lampo per voi, zuffomani! I Witch e Twister hanno conquistato un territorio, il che significa una fetta in meno per i Varia Beauties, poverini! Spero che Cannon ci perdonerà. Pardonnez-moi? Per i baffi di Achiko, che ci fate voi qui? Potrei chiederti la stessa cosa, io! Oh, scusatemi, mi avete preso alla sprovvista, non volevo essere scortese. Dal tono a me è sembrato del tutto intenzionale. Eccoti, ti abbiamo cercato dappertutto. Beh, pessime notizie, i Witch Cheaters ci hanno scoperti. Secondo Cannon dovremmo annullare l'operazione. Di quale operazione parli, scusa? Non ho la minima idea di cosa tu stia parlando. Inutile. Mi hai detto qualcosa? Che... No, non te lo sei immaginato. Va bene, devo scappare, bye bye. Che cacchio è successo? E l'educazione? Già, è pessimo aver perso questa zona. Ma farsi soffiare dai Witch Cheaters è deprimente. Bah, io ho bisogno di un drink. Parla la gente, non sa nulla. Il loro molare sembra decisamente a terra. A me sta bene così, vediamo di farglielo andare sottoterra. Aver fermato il loro complotto è stato un buon inizio. Comunque, non capisco. Hanno davvero così tanta paura di noi? Cioè, di noi? Una certa aria di inquietazione la emaniamo. Vero? Allora te ne sei accorta? Ah, stava parlando tra me e me. Ma ti ho sentita, non conta, scusa. Ancora nessun messaggio da Swallow. Soprattutto visto che la pensiamo allo stesso modo. Dubito fortemente della veridicità di questa affermazione. Ma perché bisticciate voi due? È sicuramente una delle altre squadre. È solo un'incomprensione tra due elementi opposti. Elementi tipo l'acqua. Se facilita la vostra comprensione, allora sì. La domanda è quale? Ognuno parla di quello che vuole, pensa che vuole. Io vorrei andare a Dokenzaka, però. Vorrei far mangiare il ramen, anzi il curry a bit. Vediamo. Appare Cannon all'improvviso? Oh, è il mio fidanzatino. Una trasmissione. Salve, pecorelle di Shibuya. È il vostro Game Master Shiba che vi parla. Spero che vi sentiate liberi e spensierati per il giorno 3. Ho una notizia rovente per voi. Lui è il tipo che gestisce il gioco adesso. Sì. Questa guerra per il territorio ha acceso il fuoco dentro di voi. Bene, e anche se pare che i Ruinbreakers oggi prendano un turno di riposo, potreste ottenerne un buon vantaggio. Non perdete questa opportunità di scalare la classifica. Non ho mai visto questo sbruffone. Deve essere un demone relativamente nuovo. Oh. Specialmente voi, Witcher Twisters. Avete perso la scintilla della settimana scorsa? Smettete di tenere il broncio e fatemi infiammare il cuore. Se continua così, finirà per scottarsi. Possiamo solo sperare. Dopotutto non vale la pena guardare il gioco senza calda passione. E con questo, addio. Sembra che stiate molto a cuore il nostro caro Game Master. Ah, nonno. Yo, tu sei quel demone di ieri, cosa vuoi da noi? Volevo solo sapere se avete notato che la gente vi guarda in modo diverso. Come di preciso? Beh, prima avete battuto il brutto e cattivo Tsutsukichi, anche se con un aiuto esterno. E poi avete devastato quella potenza di Tsugumi. E quando sconfiggi due tra i migliori giocatori del gioco, la gente inizia a parlare. Si dice che adesso puntate a sconfiggere il grande capo. Come, scusa? Aspetta, sta dicendo che i Ruinbreakers sono una squadra di tre persone. Ma certo, non ditemi che non lo sapevate. Tsutsukichi e Tsugumi fanno semplicemente il lavoro sporco per conto del loro capo. Quindi non partecipano alle guerre per il territorio perché sono pochi. Questo è uno dei motivi. E la lezione che gli avete dato è un altro. Solo pronunciare il vostro nome fa tremare di paura le altre squadre. Ma la reputazione potrà aiutarvi solo fino a un certo punto. La vera domanda è: siete in grado di andare fino in fondo? Yo, nonno! Eh? You. Se non fossero in gamma, non avrebbero vinto tutte queste battaglie. Quindi, perché non chiudi il becco prima che ti diano una lezione anche a te? È un'altra cosa. Perché sei qui a parlare con noi? Beat è il migliore.
Si vede che non è la prima volta che discute in questo modo. Non puoi parlare agli adulti con questo tono, ragazzino. Pensi di sapere già tutto perché lo hai già fatto una volta. So bene che interferire con i giocatori è contro le regole. Abbiamo già abbastanza problemi senza che tu venga a impicciarti negli affari nostri. Quindi sparisci, se no finisce male. I ragazzi d'oggi, che roba. Sareste già spacciati se non fosse per i vostri compagni. Sai una cosa, nonno? Combattere con questi tre mi ha aiutato a rimettermi in forma. Che ne dici di una sfida uno contro uno, io e te? Così te lo dimostro. Ehi, non puoi attaccare Briga contro un demone, vero? Beh, di sicuro non sarà una passeggiata. Ma anche i demoni una volta erano giocatori, un tempo. E poi, anche io un tempo ero un demone. Impossibile. Cosa? Un demone? Yeah, yeah. Ehi, 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 vacci piano, tigre. Non è leale se non posso difendermi, non credi? Ti do un consiglio, però. Potresti avere un'intera squadra di ex-demoni, ma non riusciresti comunque a fermare i Rimbreakers. Ma continua pure a far finta di avere la possibilità di vincere. Sicuramente l'abbiamo innervosito. Sparito nel nulla. Vedi, non farti più vedere, nonno! Get out of here. Quindi, Bit, davvero eri un demone? Certo. Wow, wow, questo può essere solo un vantaggio per noi questa settimana, vero? Vero, un ex demone deve essere in grado di fare ogni genere di cosa. Però aspetta un attimo, come fai a essere vivo ora se eri un demone? Perché sono tornato un giocatore, era l'unico modo per salvare Neku. Di nuovo quel nome. Wow, tu sei tipo una pagina della leggenda di Neku, niente male, vero boss? Anche se sono d'accordo, non capisco perché abbiate bisogno della mia opinione. Quindi lo conoscevi bene? Ma certo, ci siamo sempre guardati le spalle a vicenda, io. È stato lì per me anche negli ultimi momenti, quelli importanti. Avrei scommesso che fosse qui, da qualche parte, ma era improbabile. E io che pensavo di aver avuto fortuna arrivando al PS e tutto. Ora non so dove altro cercare, io. Mi spiace per te. È tutto a posto, abbattersi non servirà a nulla. Allora muoviamoci, la vetta della classifica ci sta aspettando. Mi hai tolto le parole di bocca. Abbiamo ancora un sacco di tempo, è solo il terzo giorno dopo tutto. L'importante è essere in testa l'ultimo giorno. Così lasceremo questo gioco una volta per tutte. E ora che Bit è dalla nostra parte, credo che possiamo farcela. Non so, mi sembra che qualcosa non quadri. E ora, verso Shibuya Ikarie. I Witchers hanno invaso il territorio dei Pure Heart. Lo so. E visto che già l'abbiamo combattuto, sto tizio qua, io la salterei direttamente. Eh? Ok, ora che è apparso il boss della zona, in teoria dovrebbe cambiare il finale, visto che abbiamo già sgominato la parte di là al 104. Voglio arrivare, ecco, al 200% e tirare fuori il ghiaccio. Madonna mia, voi non avete capito contro chi state combattendo, stronzi. Addirittura mi sembra che siamo andati meglio della battaglia di prima. Mi sembra che siamo addirittura andati meglio. Si evolverà la spilla? Col cazzo. Acci spilla. Non male, vuol dire che ho padroneggiato abbastanza spille. E gli Witcher hanno conquistato il territorio. Beh, se prima le altre squadre non ci temevano, adesso dovrebbero. Altra trasmissione? Attenzione giocatori, e in arrivo un'altra notizia lampo. I Witch e Twister hanno fatto loro un'altra zona. I Pure Heart Beauties saranno sconvolti. Entrambi si sono visti portare via il loro territorio dai Twisterucci. Riusciranno a fermare il loro vortice di distruzione? Ho la sensazione che lo scopriremo molto presto. Anche perché se conosco bene queste squadre gliela faranno pagare per questo furto. Furto? Non era una guerra per il territorio. La città è tutta vostra giocatori, quindi andate e conquistatela. E non dimenticate, il capo vi osserva, perciò vedete di farlo divertire. Non è per fare il pessimista, ma ora le altre squadre verranno a prendersi il nostro territorio, no? Sembra molto probabile. E allora li respingeremo, facile facile, yo. Cioè, sì, ma sono due squadre contro una. Una potrebbe tenerci occupata mentre l'altra fa la sua mossa. Hai ragione, non siamo nelle condizioni di gestire un assalto su due fronti. Ed è molto probabile che le altre squadre se ne approfitteranno.
E se invece affrontassimo i nemici su entrambi i fronti? Cioè dividendoci? Sul serio? Certamente. Ma perché? Beh, obiettivamente parlando, noi Twister siamo un avversario formidabile. Cacchio se lo siamo! Sì, è vero, ma sul serio? Ha ragione, abbiamo già preso dal territorio alle altre squadre oggi. E ieri abbiamo fatto vedere Windbreakers chi comanda. Sì, questo è vero. Forse non hanno tutti i torti. Pensavo che fossimo finiti senza Minamimoto, ma forse qualche speranza l'abbiamo, soprattutto adesso che Beat è in squadra. Beh, effettivamente se non avessimo avuto Beat, molto probabilmente la zuffa e baruffa di oggi l'avremmo persa. Però, boh, siamo in netta inferiorità numerica. Beh, il mio non era un suggerimento. Beh, tu che ne pensi, Rindo? Io? Sei il nostro leader, no? Cioè, sì, ma io non ho preferenze in merito al da farsi. Seguirò gli ordini del nobile Rindo. Onestamente non mi piace l'idea di dividersi, ma farò quello che decide Tamarindo. Beh, li hai sentiti, capitano. Allora cosa scegli? Devo proprio. Mi sembra che dividersi potrebbe essere un'idea. Potremmo gestire 2 contro 4. Dipende che spille ci mettiamo.